Il settore agroalimentare è parte integrante del mondo della biotecnologia e in questo settore si associano due elementi fondamentali: l'avanzamento tecnologico, che sta facendo passi da giganti in questi ultimi anni con Breeding Technologies, il gene editing, il CRISPR-Cas9, che sono chiari superamenti del concetto di OGM a cui eravamo abituati. Ma dall'altra parte un grandissimo bisogno della popolazione mondiale che, come sappiamo, è caratterizzata da un tasso di crescita molto elevato, soprattutto nei paesi emergenti, nei paesi in via di sviluppo, e da risorse scarse, risorse che sono sia i terreni di coltura dedicati all'agricoltura o dedicabili all'agricoltura, sia l'acqua che notoriamente è una risorsa scarsa. Dove le biotecnologie agroalimentari possono entrare nel migliorare la capacità di produrre a risorse costanti per una popolazione crescente, possono entrare con tutti quei miglioramenti che l'ingegneria riesce a portare dentro le colture, migliorando la loro capacità di resistere a parassiti o a infezioni, la loro capacità di essere efficienti con le produzioni, la loro capacità di risparmiare terreno ed acqua per un mondo più sostenibile che possa alimentare il pianeta senza consumare risorse in eccesso. Il quadro normativo europeo fino ad oggi ci ha penalizzato perché le recenti prese di posizione dell'Europa hanno assimilato queste nuove tecnologie di gene editing ai vecchi OGM, in qualche modo frenando nuovamente la ricerca e sviluppo in questo settore, dove l'Italia avrebbe fra l'altro molto da dire perché ha competenze e ha conoscenze da poter industrializzare. Recentissimamente, proprio negli ultimi giorni, un'apertura di svariati paesi dell'Unione che hanno sfidato questa posizione, che hanno spinto a riaprire, a riprendere in considerazione questa decisione, ci fanno essere ottimisti, perché la biotecnologia è una tecnologia abilitante, l'agroalimentare è un settore importante, soprattutto per un paese come l'Italia che fa della biodiversità, dell'eccellenza agroalimentare un fiore all'occhiello e dove queste tecnologie potrebbero perfettamente integrarsi con la nostra tradizione.